Radio Live Music, intervista speciale. Buongiorno amici di Radio Live Music, siamo qui con Idriss Annè, un grandissimo uomo di spettacolo, non c'è bisogno di presentarlo, tutti l'abbiamo visto in televisione con Fabio Fazio, quelli che è il calcio, ma in moltissime altre trasmissioni. Buongiorno Idriss. Buongiorno Sonia. Abbiamo il piacere di averti ospite qui con noi e vorremmo porti un paio di domande, sapere un pochettino la tua opinione su temi molto caldi del momento. La prima cosa di cui vorremmo un pochettino chiacchierare con te oggi è questa. Si è sentito parlare molto in questi ultimi giorni di immigrazione, a volte anche con strumentalizzazioni politiche. Tu cosa pensi sia giusto fare per aiutare queste persone? Cara la mia Sonia, io parlo di immigrazione da tanti anni. Io sono qua da 44 anni e penso che nel 1972 c'erano pochi di immigrati, sono venuto qua per motivi di studi e quindi l'immigrazione l'ho vissuta nella sua storica cronologia di fatti e di problematiche e quindi insomma io ne parlo, però ho anche trovato delle soluzioni. Le soluzioni sono alla sorgente, alla fonte dell'immigrazione. La fonte dell'immigrazione, cioè parlo di quella africana naturalmente, non è dovuto altro che per dei problemi di benessere, ci sono immigrazioni economici. Cioè, immigrazione economica vuol dire che uno non sta bene a casa sua, ci sono delle politiche finanziarie economiche che sono state sbagliate. L'Europa ne è un po' così, diciamo, colpevole nel senso che ha aiutato i fantocci dirigenti invece di aiutare la popolazione. Esatto. Si sa che i politici favoriscono, cioè fanno del clientelismo la loro arma letale, diciamo. È vero. Così. È vero. E quindi Sonia, come tu mi puoi comprendere, diventa un po' difficile continuare a creare assistenzialismo senza creare posti di lavoro, senza creare infrastrutture e senza creare, cioè, stabilità politica in quei paesi lì. Ora, cioè, l'immigrazione che stiamo vivendo è anche quella, cioè, di guerra, di paesi dove c'è la guerra, in Siria, in Afghanistan, nei paesi con poca stabilità politica che sono proprio nel Mediterraneo, cioè è normale che questi paesi che vengono bombardati e le loro popolazioni migrano, nessuno vuole stare nel proprio paese che viene bombardato. E quindi, cioè, anche lì le soluzioni sono molto semplici: fare un piano Marshall, inventare un piano di pace, la pace tra i popoli, ma la pace soprattutto tra i paesi dominanti, che sono i paesi dell'Occidente, che per i loro propri interessi, che sono nient'altro che il petrolio, esatto. il petrolio che corrisponde al dio demonio denaro, e insomma che basta che la smettino di vendere armi a questi qua che non sanno preparare armi, non sanno fabbricare le armi e non sanno neanche, non saprebbero dove andare a prenderli se non ci fossero i paesi occidentali, Italia compresa, che li vendono le armi. Cioè, è molto semplice, basta, cioè, arginare la fonte di provenienza di queste armi, basta non voler più che costa approvvigionarsi del loro petrolio, basta anche che ci sia un buon senso universale, che in questo pianeta qua ci viviamo tutti. Se volete la pace, deve esserci pace anche nel vicinato, nei paesi vicini. La Libia è bombardata per motivi che ben sappiamo, e finché la Libia sarà in guerra, e l'aveva detto Gheddafi, esatto, voi non sarete mai tranquilli, mi avete tolto il potere, io vi manderò tutta la pece, e lui dice la pece che sarebbero questi immigrati che stagnano da tanti anni in Libia, dove quando c'era Gheddafi loro lavoravano, ora
che non c'è più Gaddafi, loro vogliono emigrare e non vogliono tornare nel loro paese, dove poi manca stabilità politica in certi paesi come la Nigeria, dove c'è Boko Haram, esatto. E lì sicuramente c'è la guerra, ma in paesi come il Senegal, come il Mali, forse come il Gambia, ok, ci sono paesi che non sono in guerra, in certe parti sicuramente ci sono, però non possono pretendere di avere il diritto di asilo. L'asilo lo si dà a paesi, cittadini di paesi in guerra. Idris, io ti ringrazio per queste parole, perché hai espresso esattamente il mio pensiero, ma credo anche di tante persone di buon senso che non si fermano davanti al populismo o alla strumentalizzazione politica o purtroppo giornalistica di un paese che sappiamo, purtroppo l'Italia, non essere certo ai primi posti per libertà di stampa. Tu hai detto esattamente ciò che una persona di buon senso può pensare di questa situazione, perché è quello che chiunque, se avesse una coscienza, vera coscienza politica e sociale, dovrebbe pensare e fare, se avesse gli strumenti appunto in mano per farlo. Veramente ti ringrazio per queste parole. No. Grande Sonia! La grazie, penso così. Di aver sposato anche il mio parente. Grazie. Siamo parenti, eh? Eh sì. Adesso ti faccio una domanda tra virgolette più leggera, che poi tanto leggera non è. Però siccome tu sei un grande, grandissimo tifoso, te la devo fare. E soprattutto una persona che sa parlare, sa esprimere molto bene le sue idee. Allora, abbiamo già detto che sei un grande uomo di spettacolo, abbiamo appena detto che sei un grande tifoso di calcio. Io volevo chiederti, ci sono stati, tanto per cambiare, episodi di razzismo anche in questi giorni in campo, li hai visti anche tu, sono sicura. C'è qualcuno che può fare qualcosa, intervenire in maniera sostanziale per frenare o, a meglio ancora, debellare queste cose che sono scandalose nel 2017? Volontà politica. La volontà politica che ci governa, sono loro che possono debellare, ma totalmente sarà difficile, ma debellare almeno al 90% questi episodi di razzismo che vengono sempre negli stadi. Ma gli stadi, dove non, lo stadio non è un'arena di guerra, esatto. Lo stadio è un luogo di aggregazione ludico, dove la gente va la domenica, ma non solo per dimenticare i loro problemi, ma devono andare lì per la loro passione, condividerla e tifare per la loro squadra. E poi il paradosso è questo: quelli che gridano al razzismo, al bu 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 bu, hanno anche loro dei neri nella loro squadra. E poi non riesco a capire, ma perché il colore della pigmentazione di una persona debba essere il suo punto debole per poter ammazzarlo psicologicamente per poter vincere? Non esiste apologia di reato. Apologia al razzismo è un reato che deve essere punito, ma punito con la galera, o altrimenti punito toccando le tasche delle società per responsabilità oggettiva. Perché quando ci sono dei casini sugli spalti, o quando una partita viene interrotta per motivi di violenza o qualsiasi altri motivi che non hanno niente a che vedere con la partita di calcio, le società vengono punite, vengono squalificate, cioè squalificati i campi, e vengono punite perché vogliono che questa situazione non avvenga più. E io non capisco perché il mondo del calcio, così colorito, è così pieno di politica. La politica, ovunque, dove c'è da prendere voti, consensi, si mischia, perché ci sono delle frange politiche sugli spalti con colori rossi, neri o bianchi. Bianchi sono quelli che sono, cioè, non fanno niente, i neri sono i fascisti, certo. I rossi sono colorati di comunismo, sotterfugi di un essere di estremismo becero, che vogliono trasformare sul campo perché hanno dei problemi. E la politica li difende, perché lì è un bacino di voti, è questo che non deve avvenire. Quindi la volontà politica, ma di dare leggi severe e che devono essere applicate,
ma quando la punizione c'è, la legge c'è, ci sono gli articoli di legge che possono che devono essere applicate, perché questi qua sono un gruppuscolo di persone, ma tra l'altro molto ignoranti, esatto, perché non hanno nessuna cultura della sportività, esatto, e della solidarietà, che vuol dire, cioè, lo sport, il calcio in generale, è solidarietà, amicizia, e questi qua vengono lì per dimenticare i loro problemi o ne approfittano anche per come si vuol dire, cioè forzare le società alle loro volontà. Le loro volontà sono quelle di guadagnare soldi con i biglietti che le società gli danno per non avere problemi, o cioè avere, cioè, questi privilegi che tutti sappiamo, e sono persone che non hanno nessuna cultura sportiva, vanno lì perché vogliono guadagnare al dosso delle società, e le società hanno paura perché vengono ricattate. Io non ci sto più, le denunce le ho fatte anche con la polizia, cioè abbiamo fatto tavoli rotondi, quadrati, triangolari, ma niente è successo, perché ci sono delle politiche, è la politica che li difende. La politica che ha interesse a non condannarli, li condanni la DAP, tutte queste robe qua, ma cosa che non serve a nulla. Devi toccare le tasche alle società, esatto, e devi assolutamente individuare queste persone che li conosciamo, perché la questura li conosce, sono persone che navigano nel mondo del calcio da tanti anni, e sono tanti anni che il governo latita e le leggi latitano e tutto il resto latita, persino la nostra volontà di andare allo stadio, perché chi ci va allo stadio, fatti stadi fatiscenti, dove non c'è nessuna sicurezza tranne lo stadio della Juventus. Nascondo che, ad esempio, personalmente sarei andata volentieri con mio marito anche da fidanzati a vedere una partita, ma con lo spirito di cui parlavi tu prima. Sinceramente la paura ha prevalso, perché pensare di non essere in nessun modo tutelati e magari essere lì a tifare per il gusto di guardarci una partita e poi beccarci un motorino in testa, come purtroppo può succedere, ci ha fatto passare la voglia. Quindi io credo che, per poter fare una piccola chiosa su le tue giustissime parole, un pochettino più di cultura e un pochettino meno di ignoranza, perché l'ignorante è pilotabile, l'ignorante è una marionetta. Forse questa Italia, se spendesse un pochettino più nella cultura, a partire, come dicevi giustamente tu, dalle istituzioni, potrebbe risolvere un po' tutto, se posso permettermi di concludere così. Ah, ma sì, è così, sogna mia, e la volontà politica corrisponde anche a un piano di comunicazione. Cioè, il piano di comunicazione vuol dire insegnare, fare gli spot a dirgli che violenza è stupida, andare allo stadio a voler creare cisagna, seminare, gridare bu 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 bu, cioè è una cosa che antiestetica e va condannata. In Inghilterra li hanno messi in galera, ma in galera proprio dallo stadio, la galera che viene dal sotto antistante allo stadio, e poi va a finire che, cioè, non li mettono, cioè, a domicilio, li mettono in galera come la loro pena, e poi vengono. C'è, cioè, una buona lezione, ragazzi, cioè manca la volontà seria politica di attinare e di debellare questo flagello che è il razzismo negli stadi. Basta, ragazzi, basta. E noi veramente ci associamo a te in questo appello. A chi ci sta ascoltando, ti ringraziamo tantissimo per le tue parole. Speriamo di averti presto ancora come opinionista o come vorrai tu, per due chiacchiere, nostro ospite. Intanto ringraziamo tantissimo Idris Sanne per questa chiacchierata bellissima e molto istruttiva, e alla prossima, Idris, grazie mille. Volentieri, per voi questo ed altro. Un abbraccio. Un abbraccione. Ciao. Ciao Idris. Ciao Giù.